Ciao ragazzi, oggi facciamo una partita Starbound, giustamente un gioco nuovo, un gioco molto simpatico, lo proveremo insieme. Ovviamente io già ho fatto qualche personaggio per vedere com'era il gioco, non ne faremo uno nuovo insieme. Purtroppo per quanto riguarda Elder Scrolls of Arena non sono riuscito a fare altri video perché purtroppo non ho capito perché ci sono problemi con il login, penso che i server stiano giù, quindi finché non sistemeranno questa situazione non riuscirò a giocare. Quando riuscirò a giocare finalmente farò qualche altro video e vi farò di sicuramente qualche aggiornamento per quanto riguarda il gioco. Allora, cominciamo subito con una nuova partita. Ok, prendiamo un personaggio nuovo, prendiamo. Qui ci sono varie razze, come ben vedete ci sono gli umani. Ci sono gli Avian, specie di uccelli, ovviamente potete scegliere varie modalità, ovviamente ci saranno varie modalità per fare il vostro personaggio, potete farlo maschio o potete farlo femmina. Poi ci sono gli Apex, praticamente sono le scimmiette, perché certo scimmiette ci mancavano, sta piena di scimmie. Poi abbiamo i Floran sono tipo delle piante, sono molto carini, hanno come quelli gli altri hanno due diverse professioni. Poi abbiamo i nostri Hylot. Gli Hylot sono degli alieni, sono molto carini, sono versatili, possono essere abbastanza validi sui vari pianeti. E ovviamente sono i Glitchak. Glitchak sono degli cyborg, degli robot. Potete ovviamente customizzarli più o meno come volete. Come potete vedere, per rappresentare maschio e femmina c'è la spina e la presa. Cosa molto divertente. Allora, visto che ho già fatto gli umani, ho fatto anche i Floran, io farei gli Avian, gli uccellini, facciamo femmina. Ovviamente scegliamo un colore appropriato, vediamo di uno carino. Mi piaceva questo mi piace. Poi vediamo un po' le varie capigliature, ne prendiamo una carina, così approfitto e le faccio vedere anche un po' tutte. Sì, dovrei averle scartabellate un po' tutte. Ecco, io prenderei questi, sono abbastanza carini. Poi qui possiamo cambiare la nostra shirt. Abbiamo varie magliettine. Ecco, io prenderei questa. Poi i pantaloni. Vediamo un po'. Diciamo, tipo gonnelline, pezzetti tipo armatura. Prenderei questa che pare proprio una gonna. Poi, personalità, come potete ben vedere, potete scegliere la personalità del vostro personaggio. Determinarle più o meno l'espressione, io lo farei così, molto femminile, carino. Ok, come la chiamiamo? Kiki, come la moglie di Goku, ci piace? Ok, Kiki è pronta, io farei start. Carichiamo la nostra Kiki e cominciamo la nostra partita. Ok, come potete ben vedere ci troviamo all'interno dell'astronave. Ovviamente abbiamo anche delle quest da fare. Qui con il tasto centrale apriamo il nostro forziere. La prima quest è recuperare quest'arma e metterla nell'apposito slot. Ok, io prenderei anche qualche oggetto di utilità, tipo la spada. La mettiamo nel secondo slot che ci può essere utile. Qui ovviamente mettiamo anche qualche oggettino tipo la torcia. Delle fiaccole possono fare sempre comodo. Qui abbiamo un po' di frutta, io la lascerei qui stivata in modo che ci resta comoda. Perfetto. Abbiamo già completato la prima quest, prendiamo il nostro premio. Adesso abbiamo la seconda missione che dobbiamo costruire il tavolo di lavoro. E il reward avremo un po' di soldi. Allora, prima di tutto,
sappiate che per attivare la modalità del piano di lavoro, premendo C, avrete il vostro base crafting, dove potete craftare tutto quello che vi serve. Ovviamente ogni craft necessita di un oggetto. In questo caso vi serve il legno. Di legno servono 35 pezzi. Una volta realizzati i 35 pezzi di legno, potremmo craftare il nostro simpatico tavolino. Ovviamente ogni oggetto ha un costo, quindi oltre al fatto che dovremo recuperare il materiale, avremo bisogno anche dei soldi richiesti. Ok, ovviamente soldi adesso noi non ne abbiamo perché non siamo ancora scesi sul pianeta. Per avere soldi basta uccidere i mostri. Per uccidere i mostri basterà semplicemente utilizzare le nostre armi. Allora, teleportiamoci. Warp to the planet. Ok, siamo arrivati sul pianeta. Ok, parliamo subito dell'arma che ti regalano. L'arma che ti regalano è molto importante perché è come praticamente un piccone, una pala, praticamente è una specie di utilità universale, vi permetterà di raccogliere tutte le vostre oggettistiche, tipo sassi, pietre, minerali, legna, per dirvi vi serve la legna, puntate alla base dell'albero, in modo che crolli tutto l'albero, aspettate, certo ci vorrà un po' perché non è un vero, non è una vera arcetta o non è un vero piccone, aspettando che un po' l'albero crolla e voi recuperate la legna. Eccola qua. I nostri ciocchetti di legno. Allora, a questo punto andrei nelle opzioni un secondino perché volevo abbassare un po' la musichetta, perché la musichetta è carina, però dà fastidio. Antropo. Ok, perfetto. Vi ho abbassato un po' la musica perché era eccessiva. Io direi di prendere un antropo di legna. Anche perché la musica alta non vi permette di sentire i rumori che sono fondamentali. Già ho sentito un mostriciattolo. Albero! Ovviamente passando anche saltando sopra gli oggetti li recupererete comunque. Allora, vediamo un po'. Ah, eccolo, stava appizzato là sotto. Bello, de zio. Allora, proviamo 4. Piazzerei una torcia lì. Esatto, come potete ben vedere è facile per piazzare gli oggetti. Bravo. Ma parlano i mostri quelli di Godzilla. Su Godzillino, vieni qui. Godzillino, salta. Salta Godzillino, salta, salta che ti ammazzo. Perfetto. E chi sei che sei? Pare un Pokémon. Che sei il Pokémon? Niente Pokémon, grazie. Queste cose che saltano mi fanno sbracate le risate. Vabbè, io direi di non intonarsi più di tanto perché non siamo equipaggiati bene. La nostra arma sì, dà un discreto danno, ma non tanto. Questi dovrebbero essere innocui, infatti. No, non lo sono per niente. Qua comunque alcuni mostri si somigliano, quindi. Comunque, doveva solo soccombere ai nostri colpi. Ah, vedete, quando trovate questo tipo di oggetti è molto facile, usate il vostro utility e recupererete da questi oggetti i soldi. Adesso ammazziamo qui Godzilla che rompe le scatole. È invadente. Coraggio. Ok, dove eravamo rimasti? Ah, vabbè, giustamente
giustamente non lo stiamo recuperando perché c'è l'albero in mezzo ai piedi, però come ucciderò e distruggerò l'albero sarà più facile. Ok, come vedete adesso lo sto... Perfetto, ho recuperato. Perfetto, abbiamo recuperato un po' il tutto. Vediamo un po'. Vieni, cosino. Dai, ho sbagliato arma. Arma sbagliata. Silenzio. Bravo. Ok. Abbiamo recuperato un altro po' di legna. L'acqua fresca. Perfetto, un po' di soldi. Abbiamo recuperato qui la fragola. Ah, qui c'è del minerale. Recuperiamolo, ci può servire. Allora, certo, sinceramente è meglio il piccone. Questo utensile sì, è multiuso, però una noia. Oh, vediamo un po', qui abbiamo un altro po' di ste bacche, ce le freghiamo. Te freghi tutto. I fiorellini, posso fregare i fiorellini? Mi sa da no. No, decisamente non mi posso fregare i fiorellini. Però posso rompere le scatole all'albero. Albero! Perfetto, mi ho guardato un po' di oggettistica. Mi prenderei pure la piantina. Perfetto. Lo sapevo che sta acqua era avvelenata. Se vedeva so subito era verde. Invece qui gira gira. Abbiamo trovato nulla di veramente eclatante. Un altro po' di acqua. Una zozzeria. Sento sto rumore di queste zanzare, ma ne vedo. Ah, per male, ci sono i nostri amici. I gozzillini. Gozzillini. Qui gozzillini che vi accoppo. Certo, come dice, il piatto piange, soldi pochi. Ecco, abbiamo trovato un altro di quei cristalli che ci forniscono i nostri soldi. Ah, c'è un cofanetto. Perfetto, il cofanetto ci serve. Ovviamente il tacchino di Natale l'ho incastrato. Bel tacchino. Lo faccio al forno, eh. Ok, allora, per recuperare il nostro cofanetto io direi di utilizzare il nostro utensile, visto che non sta lì per bellezza. Poi questo è materiale abbastanza facile da estrarre. Ok.
piantiera, non lo sapete, quindi è abbattuta. Sembra che abbiamo recuperato un po' di materiale. Oh, vedi che abbiamo recuperato un po' di oggettistiche buoni, un bel po' di soldi. Una carota, qui abbiamo. Oh, una lancia! Bellissima! La lancia me la piglio io. Allora, la lancia fa più male della nostra spada, quindi me la equippo para para. E recuperiamo tutta la frutta, i sassetti, tutto quanto. Perfetto, abbiamo la nostra lancia. Bella, veloce, pratica. Però io voglio anche il cofanetto, è mio e me lo porto a casa. Grazie, era mio. Ricordatevelo, se avete bisogno di utensili o contenitori per la vostra casa e trovate dei cofanetti in giro, potete portarveli a casa. Allora, facciamo un bel 4. Piazzerei una luce qui, perfetto. Così abbiamo visuale. Qui ci sono le nostre scimmiette. Ok. Vediamo un po' il nostro inventario. Abbiamo totalizzato un po' di sassetti, abbiamo 126 pezzi di legno, quindi possiamo costruire il nostro crafting tools. Vediamo se è così. I soldi li abbiamo. Adesso cosa ci servirà? Ah, ci servono queste, le tavolette, quindi costruiamo le tavolette. Facciamo tutte le tavolette possibili. Facciamo 40 tavolette. Craftiamo 40 tavolette. Ok, abbiamo. Adesso possiamo fare il nostro bel tavolo. Perfetto. Il nostro tavolo da lavoro. Ovviamente il tavolo da lavoro, prima di tutto, ci serve di regallarci perché siamo veramente fuori mano. Ok. Perfetto. Suppongo che il tavolo di lavoro potrei piazzarlo anche qui. Quindi craftiamo il tavolo di lavoro. Un tavolo di lavoro. Vediamo un po' se l'ho costruito. Sì, ho costruito il tavolo di lavoro. Perfetto. Il prossimo dobbiamo cuocere una bistecca. Una bistecca cotta. Perfetto. Allora, intanto abbiamo il nostro tavolo di lavoro. Visto che abbiamo il tavolo di lavoro, direi di piazzarlo. Vediamo un po' il nostro tavolo. Io lo piazzerei direttamente. Allora, questo lo mettiamo qui. Perfetto. Piazziamo il nostro tavolo di lavoro qui dentro l'astronave che ci può far comodo. Vediamo un po'. 5. Ok. Qua, va benissimo. Il nostro tavolo di lavoro, bellissimo. Perfetto, abbiamo il tavolo di lavoro dove possiamo, diciamo, costruire o fare tutte altre oggettistiche che non potevamo fare prima. Quindi possiamo costruire il nostro campfire, il nostro arco e le bende per curarci. A questo punto io costruirei prima tutto il campfire che ci serve. Ok. Poi creiamo un arco che servirà di cacciare per prendere della carne, perché uccidendo i mostri non rilasciano molto spesso né carne né pelli. Io farei un po' di bende. Almeno sì, vanno bene 10 bende. 10 bende. Perfetto, abbiamo fatto le nostre bende. Facciamo un po' di stone in modo da poter fare un piccolo caminetto. Ok, poi prendiamo un po' di legno. Possiamo fare anche un po' di tavolette. Facciamo una ventina di tavolette. Ok, 20 tavolette, perfetto. Ok, visto che il campfire lo possediamo, però non ci conviene piazzarlo adesso perché mi pare che non abbiamo la carne. Infatti non l'abbiamo. Ma no, abbiamo il nostro arco che piazzeremo immediatamente. Allora,
Piazzerei l'arco al posto della torcia. Ok, la torcia. Dove l'ho messa? Me l'ha messa in automatico lì, perfetto. Prima di tutto eliminerei un po' di oggetti che non ci servono, tipo un po' di questi. Ok, poi tutta questa roba di frutta, questi che cos'è? Silver ore. L'oro, silver ore ci serve, mettiamolo qua. Questo cos'è? Un altro po' di silver ore. 10 silver ore. Poi la spada non ci occorre più, la piazzerei qua perché non ci serve. Questi contenitori per arredare casa li metteremo in separata sede dopo. Qui abbiamo altri materiali. Le nostre bende io le equipaggerei qui. Mettiamo altre cose. Il dodo, metti tutto insieme. Ah no, no, sono diversi. Non importa. Allora, il nostro legname avanzato mettiamolo qui. Qui abbiamo queste palline, qui abbiamo i ravanelli, qui c'è quest'altro materiale che sembra quello al primo ma è diverso. Direi che ok, il campfire lo metterei qui. Questo lo mettiamo qui, le torce le mettiamo qui, perfetto. Direi che ho tutto. Allora, warp to the planet. Mazza, c'è più, eh? Mazza. Devo dire che facevano male. Dai, l'umano almeno c'ha la macchina per il... Questo è l'ovetto Kinder proprio. Dice, dall'ovetto Kinder c'è il pulcino. Direttamente da Kinder. Che è Kinder sorpresa? Lo sa, usciamo a sorpresa. Lo so, lo scopriremo. Sa che stava più avanti. Ah, ecco, siamo da Kinder. Oh, mazza si cepiva. Sta suicidato. Che fis. Allora, lì sotto è meglio non entrarci. Vedo che qua sotto c'è della iron ore. Lo prenderemo dopo. Io andrei avanti. Cazzo, mi hanno preso le strisce. Mi sono avvelenato. Il veleno è molto pericoloso perché, come avete ben visto, fa male. Ah, qui stanno quei cosetti. Reghetto. Oh, vedi? La bistecca ci serviva. Una pelle. Perfetto. Ho preso un piede.
Simpatico. Vabbè, ok, sembra che abbiamo recuperato. Io a questo punto mi teleporterei. Perfetto. Ok. Abbiamo qua c'è la nostra bistecche. Bistecche de maiala. Due belle bistecche, belle cotte. Perfetto. E abbiamo completato questa quest. Ok. Ragazzi, io penso che più o meno vi ho fatto vedere un po' il gioco. Sicuramente farò vedere qualcos'altro con il nostro personaggio. Spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo ai prossimi video. Ciao!